Ciao a tutti, vediamo insieme come realizzare questa carota? Proseguiamo con gli alimenti pensati come gioco per bambini. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per questo lavoro avrò bisogno di un filo arancione, un filo verde e un uncinetto numero 3. Inizio facendo un anello magico, avvolgo il filo intorno al mio dito, passo con l'uncinetto sotto al primo e aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e faccio una catenella. Ora nel primo giro vado a fare 4 maglie basse, quindi entro all'interno dell'anello magico e prendo il filo. Fuori dall'anello magico prendo il filo e lo passo all'interno delle due asole. 2 3 4 Tiro il filo e chiudo l'anello magico. Nel secondo giro vado a fare un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente creato. Nel terzo giro vado a fare una maglia bassa e un aumento. Entro nel primo punto e faccio una maglia bassa. Entro nel secondo punto e faccio due maglie basse, quindi un aumento. Ripeto la sequenza fino alla fine del giro. Nel quarto giro faccio due maglie basse e un aumento, ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Nel quinto giro faccio un giro di maglie basse. Nel sesto giro faccio 3 maglie basse e un aumento, ripetendo la sequenza. Nel settimo giro faccio un giro di maglie basse. Nell'ottavo giro faccio 4 maglie basse e un aumento, ripetendo la sequenza. Nel nono giro faccio un giro di maglie basse. Nel decimo giro faccio 5 maglie basse e un aumento, ripetendo la sequenza. Nell'undicesimo giro faccio un giro di maglie basse. Nel dodicesimo giro faccio 6 maglie basse e un aumento, ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Nel tredicesimo e quattordicesimo giro vado a fare 2 giri di maglie basse. Nel quindicesimo giro faccio 7 maglie basse e un aumento, ripetendo la sequenza.
Nel sedicesimo e diciassettesimo giro faccio due giri di maglie basse. Nel diciottesimo giro faccio 8 maglie basse e un aumento ripetendo la sequenza. Dal diciannovesimo giro al ventiseiesimo giro vado a fare 8 giri di maglie basse. Nel ventisettesimo giro faccio 9 maglie basse e un aumento ripetendo la sequenza. Dal ventottesimo giro al trentesimo giro vado a fare 3 giri di maglie basse. Nel trentunesimo giro faccio 9 maglie basse e una riduzione. Segno l'inizio del giro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi faccio vedere la riduzione. Entro nel filo esterno di un punto. Entro nel filo esterno del secondo punto, prendo il filo e passo all'interno di due asole, prendo di nuovo il filo e passo all'interno delle altre due asole. Questa è una riduzione. Proseguo ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Nel 32esimo giro faccio 8 maglie basse e una riduzione. Nel 33esimo giro faccio 7 maglie basse e una riduzione. Nel 34esimo giro faccio 6 maglie basse e una riduzione. Nel 35esimo giro faccio 5 maglie basse e una riduzione. Ora mi fermo e vado ad imbottire la carota. Nel 36esimo giro faccio 4 maglie basse e una riduzione. Finito il giro, lascio il filo lungo e lo vado a tagliare. Ora con un nodo unisco il filo verde al filo arancione. E vado a fare l'erbetta sopra la carota. Entro nel primo punto, prendo il filo verde e lo faccio passare. Prendo di nuovo il filo verde e faccio una catenella. E adesso vado a fare due giri di maglie basse.
Inizio a fare le fronde dell'erbetta facendo 8 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Torno indietro e faccio 4 maglie basse. Entro nel secondo punto. 1, 2, 3, 4. Ora faccio 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Torno indietro facendo 4 maglie basse. Entro nel secondo punto. 1, 2, 3, 4. Faccio 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. E torno indietro facendo 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e mi ricollego alla base facendo 12 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ora faccio 2 maglie basse alla base. 1, 2 e vado a ripetere la precedente sequenza dell'erbetta che ho appena fatto. Se non volete ripetere sempre la stessa sequenza, potete inventare altre sequenze perché tanto l'erbetta non è tutta uguale. Arrivata alla fine del giro, taglio il filo verde e lo vado a nascondere all'interno dell'erbetta. Mentre con il filo arancione che ho precedentemente lasciato lungo, vado a chiudere la carota, così. Vado a nascondere il filo all'interno della carota, tirandolo un pochino, facendo sì che l'erbetta rientri un pochino all'interno della carota. Per bloccare il filo faccio un nodo e vado a nascondere la rimanenza all'interno. Il tutorial è finito, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, per commenti scrivete qui sotto, non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi lavori. Ciao!